scusa per il disagio, siete venuti in tanti, per fortuna. Sensibilizzare i giovani sull'efficacia della prevenzione, l'HPV o papillomavirus, responsabile di danni a breve termine, condilomi sia negli uomini che nelle donne, altamente infettivi, e di danni a lungo termine, carcinoma della cervice uterina, in età adulta, la cui vaccinazione in campagna è gratuita per tutte le ragazze nate dal 97 fino al compimento del 18° anno di età. E questo è il tema dell'incontro tenutosi oggi presso l'Auditorium Don Bosco con circa 400 ragazzi degli istituti superiori, Ferraiolo, Garibaldi, Galiani, Volta e Caccioppoli, alla presenza degli assessori alle politiche scolastiche della provincia di Napoli, Maurizio Moschetti, e alla sanità del comune di Napoli, Pina Tommasielli, del professor Nicola Colacurci, ordinario della seconda università di Napoli, del dottor Ugo Vairo, dirigente dell'unità operativa complessa tutela della salute del bambino e dell'adolescente, AS Napoli 1 Centro, e della dottoressa Renata Monda, vice segretario generale dell'ente di Piazza Matteotti. I lavori sono stati moderati da Serena Albano. I rappresentanti di provincia e comune di Napoli hanno rivolto il loro saluto ad una platea affollatissima e si sono soffermati sulle finalità dell'iniziativa. Successivamente il professor Colacurci e il dottor Vairo hanno illustrato ai ragazzi l'importanza della prevenzione e soprattutto la necessità di vaccinarsi. Assessore Moschetti, perché l'impegno della provincia in questo settore è così particolare ma un po' lontano da quelle competenze che sono proprio dell'amministrazione provinciale? Beh, la provincia è sempre vicina ai giovani, oggi non per garantire il diritto allo studio ma per tutelare la salute degli stessi ragazzi. Abbiamo parlato di HPV, abbiamo spiegato ai ragazzi cos'è questa malattia che si trasmette sessualmente, cosa importante è stato chiarito in che modo poterne prevenire il contagio ed ancor di più che la vaccinazione è gratuita per i ragazzi, le ragazze praticamente nate dal 97 fino al compimento del 18° anno di età. Quindi una tematica importantissima, la provincia di Napoli non poteva che stare al fianco dei ragazzi anche in questa problematica. Assessore Tommasielli, l'impegno del Comune nella prevenzione all'HPV e alla prevenzione in genere? Sì, è il secondo anno appunto che facciamo questo corso della prevenzione in comune. Credo che l'istituzione, in un momento di difficoltà in cui l'istituzione sanitaria è obiettivamente in difficoltà, è necessario che tutte le altre istituzioni, anche se hanno delle mission diverse, si interessino al problema, ci si metta insieme con la provincia, con l'ASL, per cercare quindi di fornire ai giovani l'informazione circa la loro salute nel modo più corretto possibile e nel modo più sano possibile. Professor Colacurci, lei si è rivolto ai ragazzi cercando di spiegare loro l'importanza della prevenzione. C'è riuscito, non c'è riuscito, ma soprattutto quali sono le sue sensazioni sulla prevenzione in genere? Sulla prevenzione in genere, che secondo me queste giornate sono fondamentali, perché l'importante è incominciare ad avviare un dialogo con i ragazzi. I ragazzi sono generalmente un po' reticenti a parlare di determinate tematiche perché pensano di sapere tutto, temono che fare domande li renda più vulnerabili agli occhi dei compagni. Invece poi dalla condivisione di determinate problematiche nascono tutta una serie di informazioni che sono fondamentali. Sicuramente per fare prevenzione è necessario informare, le persone devono sapere di che cosa si parla, devono sapere che se incominciano ad avere una vita sessuale avranno una serie di vantaggi e di aspetti positivi, ma dall'altra parte ci sono una serie di aspetti negativi che bisogna conoscere per poterli andare ad evitare. Professor Vaglio, lei si è rivolto ai ragazzi parlando soprattutto dell'importanza del vaccino, il vaccino per l'HPV, ma del vaccino in generale. Sì, il vaccino in generale, come tutti sanno, noi siamo riusciti a debellare alcune malattie, il vaiolo, quasi la polio. Siamo riusciti a combattere il morbillo, che è uno dei virus più impegnati nel dare problemi, specialmente ai ragazzi. Adesso abbiamo la possibilità di usare questo vaccino, che è un vaccino, è il primo vaccino contro un tumore. Ecco forse perché può dare un po' paura, fare paura, ma in realtà è un vaccino preparato in laboratorio, quindi tutto sintetico completamente, quindi assolutamente non c'è nessuna particella virale o tumorale che sia, quindi non abbiamo nessun tipo di problema, è innocuo. Non abbiamo effetti collaterali, perché non usarlo? È forse un problema di cultura? È un problema di cultura.